il Friuli nella primavera del 76. Paesi e cittadine serenamente allineati lungo quella vivace strada di traffico e viaggiatori che unisce la pianura alle montagne. Paesaggi agricoli dolcemente distribuiti su una terra non facile. Campanili come bandiere a segnalare la presenza di tante comunità. Piazze, stradine e portici ombrosi segnavano un itinerario di scoperte e sorprese in un piccolo mondo estremamente vario e suggestivo. Case, portali e balconi fioriti davano il segno di una realtà particolare, cresciuta in un prezioso amalgama di vita e lavoro. Le immagini, tratte da un film finito di girare proprio nei mesi di marzo e aprile del 1976, si chiamava Dietro le spiagge, sopra le colline, ci riportano in quei luoghi, in quelle cittadine, a ritrovare qualcosa che non c'è più o che è molto mutato nel suo profilo esteriore. Un Friuli sereno, ordinato e composto, animato e operoso, ma soprattutto un Friuli ignaro di quanto, poco dopo, lo avrebbe travolto, facendolo precipitare in pochi secondi in una drammatica, immensa tragedia, che soltanto il lavoro, l'impegno e la tenacia della sua gente sarebbero riusciti, dopo anni di sacrifici, a cancellare. La Val Resia è un'incantevole conca di origine glaciale situata all'estremo lembo nordorientale della provincia di Udine, ricca di boschi e limpide acque. Il comune prende nome dal torrente Resia, che scorre lungo tutta la vallata e come territorio amministrato comprendente pure la parallela Valle di Ucea. Tutt'intorno una splendida corona di monti, il Monte Sart, il massiccio del Canin e la catena dei Musi garantiscono una condizione orografica raccolta e riparata. Lungo le maestose vette del Canin corre il confine con la Repubblica di Slovenia, il cui transito è posto al valico di Ucea. La valle è raggiungibile da due direzioni. Da Risiutta, sull'asse stradale per l'Austria, la via d'accesso più rapida e naturale. Chi desidera invece percorrere una strada panoramica, pregevole dal punto di vista naturalistico, deve risalire la Valle del Torre, oltre Tarcento, e raggiungere Ucea. Da qui la strada sale lentamente fino all'incantevole Sella Carnizza,
per poi ridiscendere tra il verde dei boschi. Diversi nuclei abitati costituiscono il tessuto urbano ed amministrativo di Resia, paesi più o meno grandi, sparsi lungo le pendici dei monti, o sviluppatisi sui terrazzamenti che costeggiano il percorso del torrente. Fino agli inizi del 1800, prima della riforma catastale napoleonica, in valle esistevano quattro comuni indipendenti: San Giorgio, Gniva, Oseacco, Stolvizza, ognuno con una propria autonomia amministrativa e con specifici tratti distintivi in cui era molto facile riconoscere percettibili differenze linguistiche, caratteriali e sociali. La conformazione del territorio, racchiuso entro i monti, e la mancanza di accessi agevoli sono stati i principali fattori che hanno protetto i suoi abitanti e scoraggiato nei tempi passati le invasioni. La vita, quassù, è stata solo parzialmente contaminata dalle influenze esterne. La gente nativa ha potuto quindi mantenere saldamente vive, tramandandosele di generazione in generazione, la parlata, le manifestazioni popolari e le tradizioni culturali. Si narra che i primi abitatori di questi luoghi si siano qui insediati stabilmente attorno al VII secolo d.C., provenienti da nord, da terre di origine slava. La prima citazione della valle e dei monti Canin e Sart risale all'anno 1084, riportata in un atto di donazione di certo conte Cacel al patriarca d'Aquileia di parte dei suoi possedimenti nel comprensorio di Moggio. La Val Resia, facente parte di questo territorio, fu così da allora assoggettata all'abate di Moggio, alta autorità ecclesiastico-amministrativa con ampi poteri giurisdizionali. Molti i contrasti che queste popolazioni di cultura e tradizioni così particolari si sono trovati a dirimere, soprattutto a causa delle delimitazioni di confine dei suoi territori. Le genti di quassù hanno sempre dovuto essere autosufficienti e badare a se stesse senza aiuto di alcuno, dedicandosi all'agricoltura, ai boschi e all'allevamento. In un elenco risalente al 1279, conservato nella Badia di Moggio, compaiono per la prima volta i nomi degli abitanti di questa valle. E 50 anni dopo è fatto cenno della Cameranza, istituzione volontaristica e benefica ancora oggi praticata, secondo una tradizione molto viva. Il cameraro è preposto al fabbisogno materiale della chiesa del paese. Nel 1420 la Val Resia, seguendo sempre le sorti dell'abbazia di Moggio e dell'intero Friuli, ha subito l'invasione della Repubblica Veneta e la sua storia successiva si confonde e si dipana in parallelo con quella di tutto il resto del territorio friulano, con la costante che i suoi cittadini, qualunque amministrazione si succedesse, hanno dovuto sempre sopportare continui sacrifici. San Giorgio, Bila, è il primo paese che si incontra risalendo da Resiutta. La tradizione popolare dice che qui, in località Gospodnica, in borgo Poclanaz, nel VII secolo si siano insediati i progenitori discesi da nord-est. La chiesa ha fama di essere la più antica della valle, prima sede dei rettori, i sacerdoti di Resia. L'attuale edificio, consacrato a metà del 1700,
nel tempo ha subito notevoli rimaneggiamenti. La pila dell'Acqua Santa reca la data 1657. La seconda domenica di luglio, in occasione della tradizionale Segra, viene recato in chiesa del formaggio riposto in coloratissimi cestini riccamente infiorati. Il formaggio è poi venduto e il ricavato devoluto a sostegno delle necessità della parrocchia. Sul colle di Gracischie, la Repubblica Veneta aveva eretto un fortilizio di difesa. Pure i francesi di Napoleone sono arrivati fin qui ad imporre le loro regole. Prato, Ravanza, è l'attuale capoluogo e sede municipale. Forse prende nome dalla località ove era posta una cappella sul prato, di cui vi è accenno sin dall'undicesimo secolo. La pieve di Santa Maria Assunta, da poco ristrutturata dopo i gravi danni causati dal terremoto del 1976, è un monumento di particolare valore. Nel corso dei secoli ha subito vari ampliamenti, prima con la costruzione della navata centrale e via via di quelle laterali. La struttura, così come oggi ci appare, è del XVIII secolo. Il campanile, fino all'altezza della prima bifora, deve essere fatto risalire al XIV secolo. La cella campanaria e la cuspide sono ottocentesche. Qui a Prato, fino agli anni 50, nella piazza, cuore del paese, si ergeva maestoso un secolare tiglio, all'ombra del quale si tenevano le riunioni dei paesani. Recentemente, a ricordo di questo storico, antico simbolo, è stata collocata una giovane pianta. Il palazzo municipale nella sua attuale conformazione. L'antica casa ricostruita a cura della sovrintendenza ai monumenti. Qui, nella casa della cultura resiana, donata dalla ex Repubblica di Jugoslavia, si conservano oggetti e costumi antichi. Si organizzano conferenze, concerti, mostre ed esposizioni con particolare attenzione alla tradizione popolare locale. Degno di nota il percorso della Via Crucis, composto da 14 piccole cappelle, tutte in fila, ognuna intitolata ad un paese, frazione o borgo della valle, che si congiungono alla sommità del colle con la ottocentesca Chiesa del Calvario. Niva, Niua, dalle case costruite su un pianoro a terrazzo. Il terremoto ha distrutto quasi tutte le caratteristiche costruzioni ad archi vanto della frazione. Nella moderna chiesa, dedicata a San Floriano, sono conservati reperti di arredo appartenuti alla vecchia chiesa di fattura settecentesca andata perduta. Le sue borgate, Lischiazze, Londisce, Zabran e Gost, anni fa erano un aggregato di stavoli al supporto del pascolo. Da notare che a Gnivica, la piccola Gniva nei pressi di Sella Carnizza, una volta avveniva un generale trasferimento della maggior parte della gente del paese. Condizione unica nel panorama dell'alpeggio montano italiano, che viveva temporaneamente in piccole costruzioni per accudire alle poche bestie portate al pascolo in altura. Una tradizione popolare, qui ancora viva e praticata, è il lancio di rotelle di legno infuocate, l'Iscidulis, in onore dei santi Pietro e Paolo. Nell'occasione, in località Dolina, si accendono i Cris, fuochi beneauguranti molto attesi dagli abitanti per trarne auspici.
Oseacco, o Soiane, frazione tra le più grandi, occupa un'ampia spianata ombrosa. I suoi possedimenti si estendevano un tempo su un vasto territorio, da una parte fino al Monte Canin e dall'altra, oltre i rilievi, fino a Ucea. Ha sofferto lunghe liti giudiziarie con Resiuta per il possesso del Monte Canin, contestazioni durate 5 secoli senza soddisfazione. I suoi abitanti sono molto legati alle tradizioni popolari, ed in passato tante erano le occasioni di riunione e di incontro tra compaesani, soprattutto per ascoltare le novellatrici, donne che raccontavano e tramandavano le favole, la storia e le tradizioni del luogo. Il paese ha subito molti danni dal terremoto. È andata completamente perduta la sua struttura edilizia, composta da strette e numerose viuzze